1-1 il punteggio tra Atletico Calella ed FC Sciaccone, reti realizzate da Costanza per Viola, poi il pareggio dell'Atletico. Attenzione ancora il tiro, ottima la parata di Sciaccone, poi subisce anche fallo Botta da parte di Avallone che aveva cercato il tapping. Prisco può far riprendere il gioco, serve Del Prato e ha un controllo difettoso, subisce poi anche il fallo da parte di Cappuccio, c'era il fallo e Botta serve subito da Puzzo, prova di testa ma poi esce bene Parascandolo che poi allontana la rimessa laterale per i ragazzi Maia Viola. Ancora Prisco, poi lascia l'incombenza Costanza all'indietro per Prisco, l'arbitro si intromette, Avallone non riesce ad approfittarne. Ancora Prisco, Del Prato, De Rose lo ferma, Avallone fermato in fallo laterale, no, riesce a tenere la palla in campo, Botta però, ottimo in disimpegno, ancora Botta in avanti per D'Apuzzo, De Rose poi riesce a recuperare la sfera, poi è Del Prato, Del Prato ancora allarga per Costanza, D'Apuzzo fermato, poi c'è Botta il sinistro, fuori misura, termina altissimo. Finiamo quest'ultima azione, Parascandolo solissimo, attenzione Avallone che non riesce a controllare, poi Sciaccone riesce ad ostacolarlo e guadagna una rimessa laterale. Azione fasi confuse, Costanza va via Baratto, ancora Costanza va sul fondo, non crossa, poi Del Prato, no anzi era Prisco, l'ottimo tiro che viene deviato però in calcio d'angolo da Parascandolo. Seguiamo quest'ultima conclusione prima di chiudere il collegamento. Del Prato dalla bandierina, c'è un problema per Costanza e chiudiamo dunque qui il nostro collegamento.